Che schifo, ragazzi. Anche te, Lorenzo. Anche te. Ormai sono tutti uguali. Ormai sono tutti uguali. Ma da te, onestamente, non me lo aspettavo. Sono onesto con voi, amici. Io, specialmente anche da tedesco, cresciuto, nato al nord, cresciuto in Germania. Quando vado in Italia, soprattutto quando vado al sud, quando sono stato a Napoli, ho sempre visto questo fascino speciale, questa identità culturale, gli sconizi che girano con i motorini, sconizio è una parola che ho imparato, che non conoscevo neanche, e sono onesto con voi, non tifo Napoli, però ho sempre avuto una certa, una sorta di ammirazione, perché ho sempre detto, questo qui, una bella storia, c'è un sconizio. Un ragazzo della strada che rappresenta veramente l'identità culturale della sua terra, che ha l'onore di giocare per la sua città. Ho sempre detto: questa è una bella storia, veramente, veramente una bella storia. E adesso sentire che molto probabilmente Lorenzo Insigne, unicamente, perché parliamoci chiaro, solamente per motivi, ma poi solo per motivi economici, andrà a chiudere la sua carriera all'età di 30 anni e andrà a giocare in Canada. Onestamente, perde la mia stima come atleta, perde la mia stima come calciatore, guadagna stima come businessman, assolutamente sì, come capitalista, bravissimo Lorenzo Insigne, ma come calciatore poca roba, amici, veramente veramente poca roba. Stesso discorso anche per Oscar. Adesso parliamo di tutto, amici, parliamo anche delle colpe del Napoli. Alcuni di voi sicuramente diranno: no, la colpa è tutta del Napoli, che non sono riusciti, che non fanno le offerte giuste. Parleremo di tutto, ma prima vi voglio aprire una piccola parentesi. Vi ricordate, cari amici, Oscar? Oscar era un bel giocatore, 25 anni al Chelsea. Se fosse rimasto lì, avrebbe vinto la Champions League, avrebbe rappresentato la Seleção, avrebbe rappresentato il Brasile, aveva fatto 50 partite, quasi 50 partite in nazionale brasiliana. Dove è finito Oscar? Ormai sono passati 4 anni, questo ragazzo ha 29 anni, cioè è ancora giovanissimo. Ma out, finito, la carriera è chiusa. Ormai, amici, si mangia un po' lì, sta in Cina. Ormai è finita la sua carriera, non ha più giocato nella nazionale brasiliana. Gioca lì al Shanghai ed è anche felice. E va bene, io rispetto poi anche tutte le decisioni. Ultima intervista che ho sentito da lui, perché l'ho cercato, non è che Google mi porta le notifiche per lui, perché ormai la carriera è finita di Oscar, però l'ho cercato un po' e sembra anche di essere finito. Perciò stesso discorso anche per Oscar a livello come atleta, come calciatore, zero stima come businessman, va bene, tanta stima. Un altro esempio, amici, famosissimo è anche McGregor. Per chi segue un po' la UFC, ma neanche chi segue la UFC, amici, chi segue un po' in generale lo sport, le notizie riguardanti lo sport, ha visto che McGregor quest'anno è stato l'atleta più pagato di questo pianeta. E non è la prima volta, amici, dopo aver fatto cagare nel suo sport per 5 anni. Vediamoci che negli ultimi 5 anni questo qui, McGregor, trash talk, risse finte, insulti, tutto quello che ha fatto, ma negli ultimi 5 anni ha vinto un combattimento, ha perso 2 volte di fila, adesso contro Dustin, e addirittura il nuovo campione che ha vinto contro Dustin, che in teoria dovrebbe essere più forte di Dustin, no? E McGregor ha perso 2 volte contro Dustin. Il combattimento, tanti tifosi lo vogliono vedere, potrebbe essere proprio questo nuovo campione come contro McGregor. Perché? Perché sarebbe un money fight, cioè sia il campione si prende una cifra che non ha mai guadagnato e McGregor è ovvio, amici, che porta sempre tanto tanto denaro alla UFC. Perciò anche lì è una cosa simile. Diciamo, tanta stima per McGregor come businessman, assolutamente, come vendere il suo whisky e tutto quanto, come atleta, no, non posso più avere stima, perché i risultati non ci sono più, il contrario però fosse un po' quello che almeno McGregor è riuscito a mantenere la visibilità, se tu però vai a giocare in Canada, in Cina, perdi addirittura la tua visibilità, cioè lì veramente dai via tutto, la stima della gente, la possibilità di crearti un'intera carriera al Napoli, di diventare veramente una bandiera, di crearti qualcosa che va oltre la carriera, magari in 4-5 anni chiudi la carriera, ma lì rimani per sempre una leggenda. Tutto questo lo chiudi, lo distruggi solamente, unicamente per il denaro. Adesso attenzione, alcuni di voi sicuramente mi scriveranno: Giano, Insigne fa bene perché Napoli non riesce a fargli una offerta giusta e lui è così,
diciamo, attaccato alla maglia, che non vuole giocare per un altro club in Italia, non vuole tradire il Napoli, perciò alla fine è meglio che lui vada in Canada, anche se chiude lì la sua carriera, lì il livello calcistico è veramente bassissimo, ma meglio che fa quello come adesso giocare in Serie A, perciò alla fine lui si sta sacrificando per il suo Napoli. Io onestamente non sono d'accordo e giustifico ovviamente anche il mio pensiero. Amici, tutti i club calcistici sono in crisi. State leggendo un po' le notizie? Il Barcellona sta morendo. Cioè il Barcellona, se non fosse il Barcellona, vi ho già fatto diversi video, c'è la Catalogna dietro, se fosse un club normale, sarebbe già finito. Bancarotta. In questa situazione difficile si trovano tanti tanti club perché mancano gli introiti, introiti dei stadi, i sponsor sono calati, è un periodo. Amici, se già la gente normale perde il lavoro, non c'ha più lavoro, tante aziende chiudono, se succede già questo a livello di piccole e medie aziende, può ovviamente succedere anche con le grosse aziende, e succede spesso, sono tutte in difficoltà, è un momento veramente molto molto critico. E secondo me, se tu sei multi 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 milionario e diciamo hai raggiunto ormai la libertà finanziaria e il tuo club di cuore, perché non è solamente un'azienda, è la tua città di cuore, è in ginocchio, non si è qualificato per la Champions League, mancano gli introiti della Champions, mancano gli introiti in generale dello stadio, è una crisi pazzesca, secondo me tu questo sacrificio, che comunque ti fa guadagnare ancora tanti tanti milioni l'anno, li puoi fare. Secondo me lo dovresti fare, è la mia opinione, amici. E attenzione, io non sono moralista, ve l'ho detto già tante volte su questo canale, viva i soldi fanno la felicità, assolutamente sì, vi ho fatto video dettagliati, vi ho citato anche già dei studi, proprio anche scientifici, che dimostrano certamente fa una differenza, se io guadagno al mese 500 euro e devo forse addirittura mantenere un figlio o qualcosa del genere, oppure guadagno, che ne so, 4, 5, 6 mila euro, cambia la mia felicità, migliora il mio sonno, dormo meglio, ho meno pensieri, assolutamente sì, e perciò anche scientificamente è proprio provato che, diciamo, quando raddoppi lo stipendio, invece di guadagnare 1000 guadagni 2000, invece di guadagnare 2000 guadagni 4000, cresce la felicità fino a un certo punto. Arriva a un certo punto dove tu sei così ricco, guadagni così tanto, che la tua vita non cambia più. Se adesso all'anno guadagni 5 o guadagni 7, guadagni 7 o guadagni 9 milioni di euro, a quel punto fidatevi cari amici, il sonno durante la notte non cambia, o forse addirittura cambia in maniera negativa, perché ad un certo punto secondo me forse i pensieri sono più quelli di mantenere i soldi come quelli di guadagnare ancora di più, come quelli i pensieri di mantenere la vita, perciò è scientificamente provato, i soldi fanno la felicità, ma sono fino a un certo punto, e secondo me in un momento storico di crisi, dove io, amici, conosco gente, abbiamo fatto anche delle cose qui su YouTube, abbiamo conosciuto persone anche durante Mille Life, cuochi, era soprattutto nell'ultimo anno, nel 2020, che avevano perso tutto, non sapevano più come portare qualcosa da mangiare a casa. Io mi dico, cavolo, tu sei un calciatore super milionario, la tua libertà finanziaria l'hai già raggiunta, hai 30 anni, vai adesso verso la fine della tua carriera, potresti ancora vincere qualcosa con la nazionale. Cioè, forse c'è il campionato del mondo, speriamo che ci sarà il campionato del mondo per la nostra Italia, quelli sono anche stimoli, e se secondo me in un momento così dove sei super ricco, hai raggiunto la libertà finanziaria, gioca per qualche milione all'anno, è un sacrificio così grande farlo? Secondo me no, amici, perciò deluso, attenzione, ancora non è ancora definitivo, però si va in questa direzione, cioè le voci dicono che ormai hanno raggiunto questo, che Insigne lascerà l'Italia, lascerà il Napoli per chiudere la sua carriera. E questo è triste, amici, è triste. E ripeto, secondo me ad un certo punto dove tu hai raggiunto la libertà finanziaria sei veramente felice, e come la piramide di Maslow, tu devi anche trovare nuovi obiettivi, nuovi stimoli. I stimoli all'inizio sì, sono soldi, sono sicurezza, sono assolutamente sì, questi bisogni che ha ogni essere umano, anch'io ce l'ho, tantissimi di voi, secondo me il 99% di voi ce l'hanno, ma ad un certo punto gli stimoli sono altri, i stimoli sono quelli, secondo me, la riconoscenza,
Forse creassi qualcosa che va oltre, che ti rimane anche dopo la carriera, vincere titoli con la nazionale e questo qui, tutto questo qui lo butti via per guadagnare qualche milione in più. Diciamo, certo, l'offerta è bellissima, perciò ripeto, come businessman ho rispetto per Lorenzo Insigne perché certamente diciamo, l'offerta è tanta roba, amici, contratto quinquennale, 11,5 milioni a stagione, più bonus, si parla di 4,5 milioni di euro. Tanta roba, perciò bravo Lorenzo come businessman, tanta stima come calciatore, come uomo. Se dovessi veramente andare in Canada, zero stima, ma proprio zero, zero. E gli dico anche che gente così la dimenticheremo subito, assolutamente. Chi si ricorda ancora di Oscar? Adesso l'ho citato, ma amici, chi si ricorderà ancora di Oscar? Un Francesco Totti, per esempio, lo so, è un esempio, sono ripetitivo, siamo tutti ripetitivi a farlo, perché purtroppo gli esempi sono sempre più rari, però attenzione, Totti ha rifiutato sia il denaro, perché sicuramente poteva guadagnare molto di più, e ha rifiutato anche il successo, anche i titoli, perché lì non si parlava di Cina, di Canada, di Qatar, no, no, amici, lì si parlava proprio di squadre big in Europa dove lui poteva guadagnare di più e poteva vincere, che sono stimoli. Ripeto, quando hai raggiunto la libertà finanziaria hai bisogno di altri stimoli e lui ha detto di no. Tanta, tanta stima, perciò sono assolutamente non d'accordo con gente come Cassano che dice tutti si dimenticheranno Totti, perché secondo me proprio in questo momento storico dove tutto il mondo del calcio va in difficoltà e ci vorrebbe solidarietà, ma la solidarietà non arriva. Sono tutti egoisti, tutti individualisti, lo vediamo, amici. Nessuno si vuole dimezzare lo stipendio, cioè fanno sanguinare i propri club, li fanno anche morire alla fine. E interessi individuali vengono sempre prima. Proprio un momento storico così drastico. Uno come Totti diventa ancora più leggenda, secondo me, perché è ovvio, se ci fossero tanti esempi come lui, uno potrebbe dire, vabbè, quando c'è una quantità alta tu ti dimentichi, ma quando il numero di persone che hanno preso queste scelte è così basso, diventi ancora più leggenda. Perciò, grande, grande Francesco Totti e male, male Lorenzo Insigne. Se dovesse andare, ripeto, però sembra veramente molto, molto vicino. Incredibile, a 30 anni, cioè, a 30 anni, io capisco, a 35, 36, sei mezzo rotto, lo posso ancora capire, amici, questo lo voglio anche sottolineare, ad una certa età, lo posso anche capire, dici, vabbè, alla Xavi, alla Iniesta, mi faccio qualche anno e prendo ancora quello che posso, lo posso assolutamente capire, ma all'età di 30 anni, sei il top della sua carriera, hai appena vinto l'Europeo, ti aspetta un campionato del mondo, sei al top! Al meglio della tua carriera, tra 28 e 31 anni, secondo me questi atleti si trovano al top della carriera, perché fisicamente stanno ancora bene, però hanno anche esperienza, perciò sono normalmente più forti come giocatori di 20-21 anni, normalmente. Male, male. Fatemi sapere un po' la vostra opinione sotto i commenti, amici, aspetto i vostri commenti, mi interessa veramente. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene.